Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi vi saluto qui all'aperto, si sentiranno gli uccellini e si sentiva anche le tortore che tubavano, saranno innamorate. Io sono Laura e vi do appunto il benvenuto. Oggi è un video collaborazione con il canale di Christyle, che lascerò il link qua sotto, e il canale di Eleonora Vita da Infermiera. Sempre lascerò il loro link dei loro canali sempre nell'info box qui sotto. Abbiamo deciso di fare questa collaborazione elencando i tre oggetti o le tre cose che a noi ci ricordano qualcosa di particolare, tre cose del passato, tre cose che abbiamo vissuto, che ci ricordiamo e che sono nel nostro cuore, che non potremo mai non pensare a loro. E a volte tu le metti via, le riponi, però ti tornano sempre in mano quando meno te l'aspetti e ti portano a quei ricordi e a quei momenti molto particolari che hanno anche caratterizzato la tua vita o hanno anche segnato la tua vita. Quindi andiamo a vedere i miei quali sono, poi vi invito di andare a trovare anche Christyle ed Eleonora nel loro canale per andare a vedere i loro oggetti quali sono. Vi saluto e vi lascio al video. Primo oggetto, che non è un oggetto ma è un vestito, questo vestito qua ha segnato un grosso passaggio della mia vita. Chi mi conosce, chi ha seguito anche gli altri video precedenti, sanno che sono, che organizzo eventi, sanno che sono una creativa, che mi piace appunto creare, e mi sono anche sempre data, questo voi non lo sapete però ve lo sto dicendo adesso, mi sono sempre prestata per tutti. Quindi quando c'era qualche compleanno o di amico o in famiglia, ho sempre organizzato delle cose molto belle, molto particolari, feste a sorpresa sempre. Però nessuno mai aveva fatto qualcosa per me, mai, nessuno. E sta cosa mi rodeva un po', perché dicevo: ma scusa, ma perché io devo sempre fare tutti per gli altri, e ma compreso i miei familiari, e nessuno fa qualcosa per me? Un bicchiere di Coca-Cola, una sorpresa, un augurio un po', nessuno, mai. Allora cosa ho pensato? Visto che nessuno fa qualcosa per me, lo faccio io per me stessa, e ho organizzato una festa. Quando ho compiuto i miei 50 anni ho fatto una grossa festa, l'ho fatta come io desideravo, come io volevo. L'ho fatta in una villa stupenda, in un parco stupendo, e ho invitato le persone miei più care, più intime, eravamo una cinquantina. Obbligo vestito da sera, e c'era il catering, c'era tutta questa cosa qua, biglietto di invito. Praticamente io compio gli anni a maggio e ho cominciato a organizzare questa festa, ho cominciato a organizzarla a gennaio. E dal momento stesso che io organizzavo questa festa e prendeva forma e veniva sempre più bella, sempre più importante, io ero contenta. Però dall'altra parte sentivo che c'era un qualcosa che mi doveva succedere, e dicevo: non è possibile che sia tutto così perfetto, che sia tutto così bello, che tutti dicono di sì, che vada tutto liscio. E man mano che mi avvicinavo a maggio sentivo questo senso di disagio dentro di me per questa festa, e dicevo: ma secondo me, mi dicevo a me stessa, dicevo: io faccio la festa e poi mi succede qualcosa, ma per forza lo sento che mi succede qualcosa, e qualcosa di brutto, ma neanche di bello, perché non mi lasciava il senso di allegria, mi lasciava un senso di tristezza, di amarezza. E vabbè,
Comunque, sono arrivata quel giorno, tutti gli invitati, bellissimo, molto molto bella, anzi poi vedete il video, molto molto bella, e ho fatto gli anni a maggio, dunque dopo una settimana dalla festa la mia vita è cambiata da così a così. Mi è crollato il mondo addosso, che ancora adesso non riesco a affrontare, non riesco neanche a pensare. Quindi per me questo vestito rappresenta sia il bello sia il brutto delle cose. E mi è costato un capitale, mi è costato tantissimo questo vestito, ma veramente tanto. Adesso col senno di poi ho detto, ma sono stata pazza, anche perché sono tutti Swarovski. Nella scolatura e nello spacco sono tutti Swarovski, sono cuciti uno per uno. È stato fatto in una sartoria molto importante, di Alessandria, tra l'altro, e molto in anche. Vabbè, e comunque non è questo che volevo dire, ma neanche una settimana, qualche giorno, proprio cambiata la vita. Non sto a prescindere su cosa, perché non mi piace parlare delle mie cose private. Però sono scesa dalle stelle alle stalle, proprio come si suol dire. E ne sto pagando le conseguenze ancora ora, dopo anni e anni e anni, ne sto pagando ancora le conseguenze, non solo io. E questo non riesco a farmelo passare. E ogni volta che ci penso mi viene proprio un magone. E questo è il primo oggetto. Mi sono un po' dilungata, ma ve lo volevo dire. Ma voglio lanciare un messaggio su questa cosa qua, specialmente ai ragazzi, sia maschi che femmine, che mi stanno seguendo. Ragazzi, godetevi la vita, non rinunciate a nulla, fate quello che vi sentite, è logico, non rubate, non rapinate, non drogatevi, non quelle cose lì, no. Però tutto ciò che concerne il divertimento per se stessi, fatelo, perché poi alla fin fine della fiera vi dedicate tanto agli altri, però poi alla fine non vi rimane un pugno di mosche, almeno. A me è successo questo, a me non è rimasto un pugno di mosche, quindi divertitevi. Allora, secondo oggetto che è sempre un vestito. L'ho usato per uno spettacolo dedicato a Marilyn e l'abbiamo fatto in una piazza, in una grande piazza di una grande città italiana. C'era una marea di gente, tantissima gente, e lì mi è venuto un attimo il panico da palcoscenico, anzi, il panico da palcoscenico mi è venuto proprio la prima volta. Esiste il panico da palcoscenico, mi è proprio successo la prima volta che sono uscita con uno spettacolo, era un balletto tra l'altro, e io sono una persona molto non tranquilla, non me ne frega niente, non ho paura, prendo e vado, in teoria. In pratica, quando mi capita proprio il fatto davanti, sono un attimo così. Quindi io dovevo uscire in questo palcoscenico con le mie compagne, colleghe, dovevamo ballare, non mi ricordavo più niente. Un attimo prima ero lucidissima. Come entro in palcoscenico, vedo tutta quella gente bloccata, non sono più riuscita a muovere, non muovere il cervello, non sapevo più cosa dovevo fare, boh, dovevo ballare ma non mi ricordavo più niente. Ho fatto tutto il pezzo, praticamente il pezzo, mi hanno detto anche che l'ho fatto bene. Boh, con la mia collega dietro, tra l'altro era anche davanti, non è che avevo un punto di riferimento. La mia collega dietro che mi diceva: fai questo, fai questo, fai questo. Mi ha suggerito tutto il pezzo. L'ho fatto, quello è il panico. Comunque, torniamo al vestito. Il vestito che era un costume praticamente di Marilyn. Questo è il reggiseno, ragazzi. Questo. E la gonna che era questa, la gonnellina che è questa, tutta sbirluccicante. E questo qui
È un periodo della mia vita dove mi sono divertita, dove con le mie amiche, proprio le mie compagne di ballo, giravamo molto, facevamo questi spettacoli e veramente divertita tantissimo. Ok, adesso passiamo al terzo e ultimo oggetto. L'ho tenuto per ultimo perché è una cosa dedicata a voi. A voi. Che sarebbe questo? Questo qui. Questo ciondolo qua. Questo ciondolo qua rappresenta il mondo, c'è l'universo e con tutti i pianeti, con tutte le stelle, tra l'altro, ed è fatto di rame. Il rame, forse molti non sanno, forse lo sanno, è un trasmettitore di benefici. Questo è unico, è un pezzo unico. Adesso vi spiego il pezzo unico. Trasmette benefici, come dicevo, e lo porto sempre nei momenti particolari, nei momenti della mia vita, perché dà segni di positività. Sai, è un talismano della fortuna con tutte le sue energie possibili e immaginabili. Quindi io quando ho qualcosa mi aggrappo a lui, sento che mi dà la forza di poter affrontare qualsiasi cosa ed è molto importante e molto utile. Allora cosa ho pensato? Ma perché tenermelo solo per me? Ho pensato a chi piace di voi, perché sono anche Norfalo, l'avevo già detto. Creo gioielli, a chi piace, a ragazze che vi piace, che lo volete, è logico, c'è un costo, perché comunque un costo di lavorazione c'è. Scrivetemi nell'email e vi do informazioni. E guardate che è molto bello, è molto particolare, molto estroso, no, è proprio una cosa che la sento proprio mia e trasmette, come vi ho detto, positività. Molta positività. Con questo finito, vi mando un grosso bacio e un grosso abbraccio. Vi invito ancora di andare a vedere il canale di Cristyle e di Eleonora. Sono curiosa anch'io di vedere i loro oggetti quali sono. A presto, iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti, un like se vi è piaciuto e ciao!